Salve amici, bentornati nel canale Mano Nature, benvenuti in questo video, altro video indoor. Oggi era una domanda che volevo fare a voi e sarei veramente felice se nei commenti mi scriveste quello che ne pensate voi su questo argomento. L'argomento è: ma i manufatti umani, quelli che in alcune circostanze vengono o tornano, per così dire, in possesso alla natura, quindi quelle situazioni in cui una costruzione, un edificio in abbandono viene ripreso dalla natura come spazio e diventa casa per delle specie vegetali o animali, in quel caso può essere considerato parte dell'ambiente? Perché sorge questa domanda? Perché ci sono alcune specie animali che hanno come l'uomo questa capacità, quella di modificare il paesaggio. Volevo farvi l'esempio dei castori. I castori costruiscono delle dighe lungo dei corsi d'acqua e fanno allagare delle valli, creando dei laghi in posti dove prima non c'erano, quindi allagando intere vallate. Ecco, quei laghi diventano parte dell'ambiente naturale e vengono considerati appunto da un punto di vista naturalistico come appunto natura incontaminata. Stesso discorso dicasi per esempio per i formicai in Africa, per i termitai in Africa. Ci sono zone dove ci sono questi campi sterminati dove si vedono questi termitai che sicuramente avremmo visto in qualche documentario, che vanno a stravolgere e modificare completamente quello che era l'ambiente originale. Anche quelli vengono considerati parte dell'ambiente naturale. Quindi consideriamo alla stessa maniera anche quelle cose, quelle modifiche importate dall'uomo? E in quali circostanze l'uomo può modificare il paesaggio creando una situazione in cui poi la natura riprende possesso di questi manufatti umani? E soprattutto in Sicilia cosa possiamo osservare e analizzare sotto questo punto di vista? Volevo analizzare con voi brevemente 5 situazioni e sto parlando delle dighe, dei ruderi intendiamo edifici in abbandono, delle saline, delle palizzate intendo quei tralicci dove vanno ad edificare alcune specie di uccelli, e dei relitti di navi o imbarcazioni sommerse. Partiamo proprio da questi ultimi, dai relitti. I relitti sono un po' particolari perché diventano casa per numerose specie del mare. Ci sono circostanze in tratti di mare dove non c'è niente, quindi semplici distese sabbiose nei fondali, dove vengono affondati apposta dei relitti per poter creare una barriera dove o c'è magari scarsità di coralli in quella zona e quindi possono ripopolarsi sfruttando appunto il relitto, e diventano anche, dicevamo appunto, casa per numerose specie, creando come fossero delle finte secche in alcuni casi, no? E in Sicilia quali sono i relitti? Partiamo dal presupposto che, essendo la Sicilia circondata dal mare, essendo un'isola, relitti ce n'è un'infinità. E ce ne sono davvero tanti, fare qua un elenco sarebbe impossibile e ci dilungheremo troppo, anche perché sui relitti è inutile dilungarsi, perché forse sono quella tipologia di ambiente troppo circoscritta. Per vedere relitti bisogna essere dei subesperti, e non penso che la maggior parte di noi che seguono questi video, la maggior parte di voi che segue questi video, di noi inteso come escursionisti, non penso abbiamo la possibilità di poter andare a vedere dei relitti, visto che probabilmente la maggior parte di noi non ha il brevetto da sub. Volevo segnalarvene comunque due per chi magari ha questa possibilità. Uno di questi relitti che volevo segnalarvi è il Val Fiorita, che si trova nelle acque di Messina, e dello stretto in particolare, che sono ricche di relitti affondati. Ma il Val Fiorita è sicuramente un relitto bello da andare a vedere, si trova a circa 60-70 metri di profondità più o meno, ed è casa di banchi immensi di cernie e dentici, ed è davvero bello. Magari potreste anche cercare qualche foto o video su internet
per magari gustarvelo così da esterno. L'altro relitto che volevo segnalarvi è un'imbarcazione affondata, un'imbarcazione del 1885 che si trova nelle acque delle Isole Eolie, precisamente al largo di Panarea, nella zona di Lisca Bianca. Questo relitto si trova intorno ai 45 metri di profondità. E la particolarità di questo relitto che, essendo le acque delle Isole Eolie molto ricche di biodiversità, vai a vedere questo relitto, ti trovi in un'esplosione di vita. Trovi anche qui dentici e cernie sicuramente, ma trovi barracuda, trovi saraghi, trovi occhiate, trovi coralli rossi. Insomma, è veramente un'esplosione di colore. Anche questo, se riuscite a trovare qualche filmato, è davvero bello anche da andare a vedere. Passiamo alla seconda tipologia di ambiente, le dighe. Le dighe forse sono quelle che più si avvicinano a ciò che succede anche in natura, come dicevamo appunto delle dighe dei castori. Anche per quanto riguarda le dighe umane, sono sbarramenti su corsi d'acqua che creano appunto dei laghi dove prima non c'erano, e in Sicilia ce n'è diversi. Il più grande e più esteso è il lago Pozzillo, in località di Ragalbuto. Il lago Pozzillo è una piccola perla, non solo per il servizio che rende, appunto il servizio idrico che rende alla comunità, ma soprattutto per ciò che interessa a noi, per la biodiversità che si può trovare. È ovviamente casa di numerosissime specie di uccelli che sono legati alla vita acquatica, nonché di specie ittiche che non si trovano in altre parti della Sicilia, e sto parlando in particolar modo del persico reale che si trova in pochissime altre zone della Sicilia. In questo lago c'è e raggiunge anche delle dimensioni abbastanza notevoli. Per quanto riguarda, dicevamo, l'avifauna, quindi tutte quelle specie di uccelli legate alla vita del lago, segnaliamo sicuramente gli aironi, i gabbiani, i cormorani che ci sono, le alzavole, la nitticora, il moriglione, il martin pescatore e diverse specie sicuramente di anatidi che non stiamo qua ad elencare, ma ce n'è veramente tante. La terza categoria sono le saline, che sono un po' diverse perché le saline non sono in abbandono ovviamente, in certi casi sono ancora in funzione e sono degli ambienti che ricordano molto i grandi laghi africani salati, quindi laghi alcalini. E cosa succede? Che tante specie migratorie, una su tutte, il fenicottero, che trova in questi posti un ambiente favorevole. E quindi cosa osserviamo nelle saline? Io sto prendendo esempio della salina di Trapani, perché poi ci sono quelle di Marsala, le più famose, quelle di Priolo, quelle di Marzamemi, quelle di Augusta, insomma ce n'è saline in Sicilia in diversi posti, ma parlo un attimino di quella di Trapani perché ha una particolarità per quanto riguarda la flora. Che tipo di flora? Non è che ci sia una flora chissà quanto ricca nelle saline, però c'è una specie di pianta parassita che si chiama il fungo di Malta, che esiste solo lì, in alcuni punti della Basilicata e in alcuni punti della Sardegna. Poi non la troviamo più in nessun'altra parte in Italia. Circoscritto al nostro canale che parla della Sicilia, figuratevi, risulta esserci solo lì. Quindi già è una particolarità vedere questa pianta. Ma poi è un'esplosione di vita anche in questo caso la salina, perché dicevamo appunto ci sono i fenicotteri, ci sono le spatole, ci sono anche lì aironi, falchi di palude, martin pescatori, il cavaliere d'Italia, fraticelli, fratini, calandrelle. Insomma, chi più ne ha più ne mette. Veramente stare qua ad elencare le oltre, mi pare, 208 specie registrate nelle saline diventa veramente impossibile, dovremmo fare un video di mezz'ora. Comunque, sono anche lì un'esplosione di vita. Quarta tipologia di ambiente in cui dei manufatti umani diventano casa per alcune specie sono quelle zone pianeggianti, e in particolar modo mi riferisco a due, nella piana di Gela e nella piana di Catania, dove ci sono i tralicci della luce e dove nidificano le cicogne. E già percorrendo con l'auto la statale Catania-Gela, arrivando nei pressi della cittadina, appunto, si vedono dalla macchina, appunto, a bordo strada, in questi tralicci nidi di cicogna, ed è bellissimo vedere, soprattutto nel periodo in cui ci sono i cuccioli, insomma, è bello vedere appunto le famiglie intere di cicogne lì.
Ultimo accenno lo facciamo sui ruderi. I ruderi sono appunto quegli edifici, specialmente quelli antichi di campagna abbandonati, che diventano casa per dei rapaci notturni. Soprattutto quelli che si trovano nelle vicinanze dei boschi diventano casa dei barbagianni. Figurate, questa è addirittura una cosa biblica. Addirittura nella Bibbia sarà scritto che nelle rovine di Babilonia avrebbero nidificato i barbagianni. Cioè, è una cosa addirittura così antica e risaputa. E succede in Sicilia, se trovate dei ruderi, è probabile trovarci i barbagianni che li usano come casa. Un accenno extra che voglio fare, che non rientra in questa lista perché non si tratta di ambienti in abbandono, ma di ambienti che tuttora vengono vissuti quotidianamente dalla comunità di ogni singolo paese, sono i giardini pubblici. Il più grande è quello di Caltagirone. Cosa hanno di particolare i giardini pubblici? I giardini pubblici sono un po' simili ai relitti di cui abbiamo parlato all'inizio, perché si trovano talvolta in ambienti dove c'è il deserto per quanto riguarda flora e fauna, perché spesso si trovano al centro dei centri storici di paese, dove appunto attorno ci sono solo abitazioni umane, quindi non c'è un ambiente naturale, e diventano delle piccole oasi per centinaia di specie di uccelli che trovano casa tra gli alberi appunto di questi giardini, nonché le farfalle, insomma gli insetti in generale, ma in certi casi anche di piccoli mammiferi, roditori e talvolta anche scoiattoli. Perciò anche i giardini pubblici li faccio rientrare in questo video non nell'elenco di cui abbiamo parlato, ma semplicemente per quel fatto che possono permettere a un amante del birdwatching che non ha possibilità di spostamento o magari ha poco tempo di poter fare un'immersione, diciamo, nella natura, anche se non è propriamente il termine esatto, ma può comunque andare a osservare alcune specie belle da vedere, interessanti anche all'interno dei giardini pubblici. Facevo un accenno su quello di Caltagirone, per esempio ci sono cardellini o magari la ghiandaia, sono uccelli sicuramente colorati, belli, insomma, da osservare se riusciamo a fare anche qualche bello scatto. Insomma, con questa panoramica io ora chiudo il video qui e appunto ripeto, se avete un'opinione diversa, se pensate ci sia qualche altra tipologia di ambiente di questo tipo da segnalare, sono felice di leggere i vostri commenti e magari ne parleremo in un prossimo video. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, vi saluto, vi invito come sempre a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale e a continuare a seguirmi. Una buona giornata.